Io sono abituato a dare il 110% quando faccio una cosa e quindi se sono candidato sindaco io voglio vincere le elezioni amministrative e dal 10 giugno amministrare questa città. Ser Filippi, che cosa la spinge ad abbandonare il seggio della regione per assumere l'impegno di guidare il comune di Fano? L'onore di fare il sindaco è sicuramente la cosa più bella per un ragazzo o una ragazza che decide di far politica. Quindi quello che mi ha spinto a candidarmi naturalmente è l'unità della coalizione di centrodestra che in maniera unitaria e che abbiamo voluto chiamare per Fano mi ha chiesto di candidarmi sindaco. Naturalmente è un impegno gravoso, lo so benissimo, di grande responsabilità, ma i fanesi si aspettano un cambio di passo e chi meglio di un giovane può rappresentare questo cambiamento, un cambio di passo su tutti i settori della nostra città. Qua dietro abbiamo lanciato dei temi prioritari per noi, ovvero la sicurezza, quindi noi vogliamo una Fano più sicura, una Fano più inclusiva, una Fano più vivibile, una Fano più condivisa e soprattutto una Fano più bella. Per questo partirà domani una campagna di ascolto con tutte le associazioni di categoria, associazioni sportive, culturali, sociali, ma anche i quartieri che in questi anni a nostro avviso sono stati abbandonati, con quartieri di serie A e serie B. Ma quello che sarà fondamentale è convincere i fanesi sul progetto di città. Quindi, dopo aver ascoltato le esigenze e coniugato con la bozza del nostro programma, speriamo di convincere i fanesi a poter amministrare dal 10 giugno la città di Fano, che merita sicuramente di volare molto più in alto rispetto ad oggi. Entrando un po' più nel merito, che cosa significa discontinuità con la giunta a sé? Beh, discontinuità, io credo che oggi si chiude un ciclo. Quindi i fanesi quando devono andare a votare devono scegliere naturalmente il candidato e la coalizione che gli ispiri più fiducia e con progetti chiari. Noi abbiamo, io vivo a Fano da 36 anni e conosco praticamente tutte le zone della nostra città, quindi ho ben chiaro le cose da fare. Però è chiaro che dopo averle condivise con loro dovremo metterle a terra e coniugarle. Quello che è mancato in questi anni, anche se non mi piace parlare male di chi sta finendo il mandato, è quello di non aver condiviso le scelte strategiche della nostra città, dal piano regolatore ad altri temi come ad esempio la riqualificazione del lungomare. Siamo in questo punto, non a caso, si farà il nuovo anfiteatro Rastatt, uno degli emblemi della storia della nostra città, e finiranno i cantieri a 30 metri a destra e a sinistra, quindi è chiaro che tutto il lungomare della Sassonia e del Lido, ma anche Fosso Seiore e in parte anche Torrette e Ponte Sasso sarà da completare, quindi un'opera a metà che a mio avviso danneggerà la nostra città. È chiaro che questo è uno dei tanti esempi dove i lavori quando vanno fatti bene e fino alla fine, non a pezzi. Presidente, Luca Serfilippi è una sua creatura? Luca Serfilippi è un giovane bravo, da una grande esperienza, un forte attaccamento sul territorio, una persona seria e una figura che può portare un valore aggiunto. Un po' di conflittualità tra Forza Italia e la Lega per questa candidatura, pensa che sia risolta? Io penso che noi giochiamo in squadra e giocando in squadra ci possono essere le giuste e legittime ambizioni da parte di tanti, ma è giusto che alla fine ci sia la squadra che scende in campo la più forte possibile. Al governo della regione per noi Stefano Aguzzi è imprescindibile, sempre lo è stato in questi anni, è una figura importante, stiamo lavorando al piano dei rifiuti, alla riforma della protezione civile, al piano paesaggistico regionale e stiamo lavorando alla sistemazione, una legge approvata ma che deve essere spiegata e trasmessa bene ai territori perché è una riforma epocale che è quella del governo del territorio. E noi non possiamo prescindere in questo tempo che ci rimane dalla fine di legislatura da Stefano Aguzzi. E quindi sono stato io a chiedere a Stefano Aguzzi di continuare con noi e di dare così anche diciamo, un contributo importante al rilancio della nostra regione. E mi fa piacere che alla fine siamo uniti a Fano, nelle Marche e in Italia.